Abusivismo edilizio, deficit di depurazione, inquinamento, assalto al patrimonio ittico e alla biodiversità, dagli illeciti penali a quelli amministrativi, quest'anno per la prima volta Legambiente presenta un quadro completo delle violazioni alle leggi che tutelano mari e coste, con 7.970 reati contestati nel 2021 alla media di 17 ogni chilometro di costa, quasi 21 illeciti al giorno, 3.180 sanzioni, 3.630 persone arrestate o denunciate e 1.627 sequestri. La Campania si conferma a livello nazionale alla guida delle aggressioni all'ecosistema marino. Il fattore di pressione di gran lunga prevalente rimane quello del ciclo illegale del cemento, delle villette abusive, all'occupazione illegale delle spiagge, che da solo rappresenta il 50% del totale degli illeciti accertati, seguito dall'illegalità connessa ai fenomeni di inquinamento e alla gestione dei rifiuti e dalla pesca di frodo. Numeri da brivido per il mare della Campania nel rapporto Mare Nostrum di Legambiente. Su dati di forze dell'ordine e capitanerie di porto, con le nostre coste colpite dagli scarichi inquinati, delle tante località che ancora non hanno una depurazione efficiente, dal cemento illegale che non viene demolito, Legambiente è in grado di presentare per la prima volta un quadro completo delle violazioni alle leggi che tutelano mari e coste del nostro paese, dagli illeciti penali a quelli amministrativi. I primi sono sicuramente più gravi, compresi i delitti di inquinamento e disastro ambientale introdotti nel codice penale a partire dal 2015. La classifica relativa ai soli reati penali conferma la Campania al primo posto con 3.396 illeciti, seguita dalla Puglia, dalla Sicilia e dalla Calabria. Come ogni anno, attraverso Mare Nostrum, spiega Francesca Ferro, direttrice Legambiente Campania, vogliamo accendere i riflettori sui principali fattori di pressione illegale sull'ecosistema marino del nostro paese. Dall'abusivismo edilizio al deficit di depurazione, sia quantitativo che qualitativo, dagli sversamenti in mare di liquami inquinati d'ogni tipo all'incubo, perché di questo si tratta, della pesca illegale.